Crisi giunta del capoluogo, si attendeva con ansia l'esito delle elezioni provinciali per dare una svolta a questa crisi infinita. Pare che però così, almeno per il momento, non è. Ad affermare questo il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio a Biella, Valeria Varnero. È stata spostata come data al 18 di dicembre per arrivare a capire qual era l'esito, quale sarebbe stato l'esito delle elezioni provinciali. Se in una situazione in cui comunque non ha funzionato un'alleanza tra le parti, che cosa succederà dopo dal 1 gennaio? Perché a questo punto non credo che ci saranno degli scossoni da qui alla fine dell'anno. E la città è immobile. Non c'è nulla di programmato, le previsioni legate ai bandi del PNRR o altri che possono arrivare, se non c'è una visione generale, non atterrano a beneficio di nessuno. E quindi che cosa succederà? Cioè, noi chiaramente siamo disponibili a fare la nostra parte in forma propositiva, perché ovviamente ne va a beneficio della città portare dei risultati e ottenere dei lavori o degli investimenti che possono chiaramente servirci in una situazione che è stagnante. Però se non ci sono le premesse di una condivisione, almeno a livello generale, di una linea e di un'impostazione, anche per noi diventa molto molto difficile riuscire a imbastire un discorso di collaborazione. E ribadisco questo concetto, collaborazione, perché siamo sotto praticamente a ridosso del Natale. Il Natale è una festa della famiglia, una festa in cui dovremmo rinascere tutti quanti, dovremmo cercare di affrontare il futuro con un'ottica positiva, e questo è quello che ovviamente tutti quanti ci auguriamo, e speriamo che anche il nostro futuro politico e locale veda dei giorni migliori, più che altro perché in questo caso, cioè in questo momento, la situazione è talmente grave che peggio di così sinceramente non possiamo andare. Certo. Allora, in questo momento quale svolta effettivamente potrebbe essere risolutiva? Che cosa chiedete? Allora, le domande sono tante, nel senso che ogni settore avrebbe necessità di aggredire le situazioni in modo veramente deciso, anche perché il tempo passa e quindi più si procrastinano a lungo termine le decisioni e la soluzione diventa sempre più difficile. Quello che deve essere probabilmente dal nostro punto di vista, o comunque da quello che può essere necessario, il primo investimento è ripartire dagli uomini, da quello che è il patrimonio dei lavoratori, quindi all'interno della macchina amministrativa.